La Valle d'Aosta è una regione che si trova nell'Italia settentrionale, posta al confine a nord con la Svizzera, nella parte est e meridionale col Piemonte, nella parte occidentale con la Francia. Il suo territorio è interamente montuoso e in essa sono presenti cime imponenti che superano i 4.000 metri, come il Monte Bianco, misura 4.807 metri e si trova al confine con la Francia. Il Gran Paradiso di 4.061 metri si trova al confine col Piemonte, Monte Rosa che si trova al confine con il Piemonte e il Monte Cervino 4.478 metri al confine con la Svizzera. Notevole è l'estensione dei ghiacciai che occupano il 4% della superficie del territorio e la Valle d'Aosta è attraversata da strade di importanza internazionale grazie ai suoi passi. Ricordiamo il Grande e il Piccolo San Bernardo. Il Gran San Bernardo, eccolo, si trova al confine con la Svizzera. Il Piccolo San Bernardo si trova al confine con la Francia e ai trafori del Gran San Bernardo e del Monte Bianco. Traforo, ecco il traforo del Monte Bianco. Il clima della Valle d'Aosta è tipicamente alpino, con inverni lunghi e rigidi e con precipitazioni soprattutto nevose. Le estati sono fresche e piovose. La Valle d'Aosta è la più piccola, regione di Italia, italiana, è la meno abitata. È la meno abitata. È una regione autonoma a statuto speciale, lingua ufficiale, oltre all'italiano, il francese parlato e insegnato nelle scuole. E le lingue più diffuse sono i dialetti di origine franco-provenzale nelle varianti locali. Nella valle di Gressoney è presente una comunità Welser che parla un antico dialetto tedesco. Aosta. Il capoluogo sorge in un'ampia conca nella valle della Dora Baltea e la città venne fondata dai Romani all'incrocio delle vie che portavano verso la Gallia attraverso i valichi del Grande e del Piccolo San Bernardo. Gran San Bernardo e Piccolo San Bernardo. Nella conca di Aosta si concentra quasi il 40% della popolazione valdostana. Il resto si distribuisce in piccoli comuni e nelle località di montagna che vedono aumentare gli abitanti nei periodi di maggiore richiamo turistico. Il Monte Bianco, il massiccio del Monte Bianco, il massiccio irto di vette appuntite, è candidato a entrare nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO come esempio di ambiente montuoso condiviso da più stati e viene considerato il re delle Alpi, cioè la montagna più alta della catena alpina con i suoi 4.810 metri di altezza. Comprende vette di grande richiamo per gli alpinisti e per i turisti, grazie all'area funivia dei ghiacciai. I turisti lo possono attraversare da Courmayeur a Chamonix, che si trova in Francia. L'ambiente del Monte Bianco possiede una straordinaria ricchezza di minerali, tra cui la fluorite rosa e il quarzo di rocca. Da un punto di vista antropico ed economico, sono molto importanti gli alpeggi, con le antiche case e stalle in pietra, dove le comunità conducono le mandrie ai pascoli estivi per produrre latte e formaggi tipici. Il Monte Bianco presenta una vegetazione molto ricca. Infatti, al riparo tra i crepacci si incontrano piante in grado di sopravvivere sino ai 4.000 metri, come il ranuncolo dei ghiacciai. La fauna comprende marmotte, stambecchi, aquile reali e anche il raro avvoltoio degli agnelli. Aosta, il capoluogo, sorge in una conca, come abbiamo detto, nella valle della Dora Baltea. E la città venne fondata dai Romani all'incrocio delle vie che portavano verso la Gallia attraverso i valichi del Grande e del Piccolo San Bernardo. Nella conca di Aosta si concentrano quasi il 40% della popolazione valdostana. La fontina è il formaggio più famoso della Valle d'Aosta, ottenuto dall'Unione Europea il riconoscimento della denominazione di origine protetta, DOP. Il forte di Bard
e raso al suolo da Napoleone Bonaparte, fu riedificato nel XIX secolo dai Savoia ed è a oggi meta di numerosi turisti e sede del Museo delle Alpi. Infatti, se volete saperne di più del Monte Bianco, vi consigliamo di fermarvi in questo forte, in quanto vengono documentati i molteplici volti della montagna, dai popolamenti tradizionali alla vita contemporanea, dall'alpinismo agli sport invernali, senza tralasciare la flora, la fauna, le lingue e le tradizioni. Questo che vedete nell'immagine riproduce l'antico stemma del Ducato d'Aosta, rappresenta un leone d'argento con gli artigli e la lingua rossi sul fondo nero, sormontato da una corona dorata.